Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, sono bellissime le letture che abbiamo proclamato e oggi cercheremo di mettere un tassello ulteriore. Ieri sera le abbiamo introdotte, mi introducevo dicendo che sono talmente ricche che queste sono materiale sufficiente per lunghissime catechesi, ciascuna delle tre, però evidentemente i margini di un'omelia, per quanto domenicale, sono molto più ristretti. Il protagonista è la legge del Signore. Libro del Siracide che abbiamo approfondito ieri sera ricordava: se vuoi osservare i comandamenti essi ti custodiranno, e concludeva dicendo che Dio non ha mai comandato a nessuno di essere empio, cioè di vivere lontano dai suoi comandamenti, e non ha mai autorizzato nessuno a farlo, a nessuno ha dato il permesso di peccare. Abbiamo sentito lo splendido ritornello del Salmo responsoriale: beato chi cammina nella legge del Signore, vuol dire che si è felici soltanto se si vive nella santa osservanza di questa legge. E poi anche il testo del Salmo responsoriale, che all'inizio del Salmo 18, che è un salmo lunghissimo, dura oltre 150 versetti. Pensate che la Chiesa, per dirlo tutto, lo recita nell'ora media di ogni giorno, ci mette 4 settimane a recitarlo tutto quanto, insomma, no? Quindi è bellissimo, però alcuni passaggi sono meravigliosi, ci introducono dentro il tema che poi Gesù approfondisce nel Vangelo, no? Beato chi cammina nella legge del Signore, siano stabili le mie vie nel custodire i tuoi decreti, hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente, aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge, dammi intelligenza perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. Quindi c'è proprio questa domenica un elogio, un panegirico della legge del Signore. E Gesù, sapete che siccome Gesù è buono, è misericordioso, è venuto a dare la vita per tutti e ha promulgato quella che si chiama la legge nuova nel Vangelo, qui stiamo proprio nel contesto del discorso della montagna, dove tutti gli esegeti dicono qui Gesù sta facendo il nuovo Mosè. Quindi come Dio attraverso Mosè al monte Sinai diede i 10 comandamenti, così Gesù sale su questo monte con un nuovo Mosè e cosa fa? Ribadisce i 10 comandamenti e li completa. È lui stesso a spiegare, no? E dice: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge. Capite? Voi sapete che alcuni eretici, fin dai primi secoli della Chiesa, dicevano: il Dio dell'Antico Testamento era un Dio rigoroso, severo, rigido e cattivo. Questo adesso non serve più, è venuto Gesù che è buono, misericordioso, eccetera, eccetera, quindi lo dimentichiamo. Gesù dice: no, assolutamente, capito? Perché Dio è uno, la Bibbia è una, anche se c'è l'Antico e il Nuovo Testamento. Dice: io non sono venuto ad abolire, non abolisci assolutamente nulla. E poi spiega: io sono venuto a dare, bellissima questa traduzione nuova, questa è la traduzione nuova della CEI che spiega meglio, sono venuto a dare pieno compimento. E poi lo spiega benissimo, adesso approfondiremo oggi la prima parte del Vangelo, quindi quando Gesù completa il quinto comandamento e così toglie anche, come dire, ogni pretesto, sapete, a chi dice: io non faccio niente di male, non ammazzo e non rubo. Questa è una frase molto, non so se avete mai sentita, ma se uno legge il capitolo quinto del Vangelo di San Matteo, forse non ammazzi, sì, non hai sparato mai nessuno, non hai dato una coltellata, ma sei sicuro che hai osservato bene il quinto comandamento? Adesso oggi lo vedremo insieme, no? E Gesù su questo, capite, lungi dall'apparire come una persona superficiale, insomma un bonaccione, dice: guardate che finché non saranno passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un trattino della legge. Qui chi conosce l'ebraico, il trattino è ma che sono dei segni di interpunzione che ci vogliono gli occhiali da vicino per chi ha gli occhi cattivi, così come lo yod è la lettera più piccola dell'alfabeto ebraico, è una specie di accentino circonflesso che anche lì bisogna fare attenzione per vederlo. Dice: non solo che io non abolisco niente, ma non cancello neanche un trattino, uno yod, e rincara la dose. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti minimi e insegnerà gli altri a fare altrettanto, che ce fa? Non fa niente, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. I santi e i dottori della Chiesa sono rigorosamente attenuti a questo Vangelo, quindi, perché quando dovevano dire le cose le dicevano con chiarezza e puntualità. Allora, la prima cosa che Gesù fa
dilata il quinto comandamento. Rileggiamo insieme il testo perché è soltanto un piccolo commento da farci, perché Gesù è molto chiaro. Fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso deve essere sottoposto al giudizio. Ora Gesù ne rincara in tre, come dire, livelli la dose. Dice la prima cosa: io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Quindi arrabbiarsi con qualcuno, detti in termini più semplici, secondo voi che sta dicendo Gesù? Arrabbiarsi è peccato o non è peccato? Se chi si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio, a meno che insomma l'italiano non debba essere reinterpretato, vuol dire che arrabbiarsi con qualcuno, già arrabbiarsi con qualcuno, è peccato. Ma soltanto, guardate, arrabbiarsi senza che tu glielo esterni, cioè mi sono soltanto arrabbiato, già questo non va bene. Poi se tu nella tua arrabbiatura esterni, gli dici stupido, che significa dire a una persona stupido? Insultarlo, offenderlo. È più grave perché non c'è un semplice giudizio, c'è il sinedrio, cioè c'è il giudizio delle autorità religiose. Quindi pensate oggi il clima che respiriamo in giro. Insulti sempre a destra, non apre bocca, cioè, che capite? Cioè, il senso proprio del rispetto del prossimo, tutti sono tutti santi oggi, no? Io non faccio niente di male a nessuno, dico, ma qui tra i discorsi diretti e soprattutto i discorsi dietro la tastiera dei computer, beh, io vedo insulti in continuazione, sento insulti in continuazione, capite? Diretti o indiretti, con le maldicenze, col coprire le persone di chiacchiere o cose di questo genere, no? Non hai fatto niente di male, il Vangelo non dice questo. Queste sono parole di Gesù, non sono parole mie. Poi, terzo livello, chi gli dice pazzo? Gesù dice, sarà destinato al fuoco della Geenna. Voi, penso che sappiate tutti quanti, quando Gesù dice fuoco della Geenna, che cosa intende? Fuoco della Geenna è un'immagine per designare l'inferno, la damnazione. Ma vi ricordate il catechismo? Chi è che va all'inferno? Vi ricordate il catechismo? Chi è? Come si fa ad andare all'inferno? Bisogna aver commesso un peccato mortale, perché non si va all'inferno con peccati veniali, senza essersi pentito. Quindi, attenti, se uno dice pazzo e va all'inferno, chiamiamo Papa Francesco che ogni tanto se ne esce, che peccato è? È peccato veniale o è peccato mortale? Ora, non state alla lettera della parola, no? Perché pazzo noi ogni volta lo diciamo, quello è matto, ma non abbiamo l'intenzione. Ma pazzo che significa? Significa una forma di disprezzo e di offesa grave, cioè che ferisce. Capito? Io ai ragazzini più piccoli dico, senti un po', Gesù nel Vangelo ha detto che se tu gli dici a una persona pazzo vai all'inferno. E se tu gli dici una bella parolaccia o gli dici lo mandi a quel paese con tutti quanti i crismi, che peccato è? Non è che Don Leonardo vuole fare troppo rigido, qui c'è il Vangelo. Sarà peccato veniale? Sarà peccato, punto interrogativo, sì o no? E poi che peccato è? Peccato veniale o peccato mortale? Leggi il Vangelo e arrivaci tu. Questo è il Vangelo, capite? Qui non possiamo... Cioè, questo è Gesù che parla. Poi, secondo step, dice, vabbè, non mi arrabbio da oggi in poi, non insulto più nessuno, né nel piccolo né nel grande. Abbiamo finito? Non ancora, ce ne stanno altre due e poi abbiamo finito. Se tu presenti l'offerta all'altare, come fa tra poco, io farò a nome di tutti, no? Io dico, pregate fratelli dopo l'offertorio, perché il mio è il vostro sacrificio. Quindi io presento i doni al Signore, che sono la sintesi della nostra vita, che noi presentiamo all'altare perché poi lo Spirito Santo li trasformi nel corpo e nel sangue di Gesù, e così il nostro sacrificio sia unito a quello del Signore, no? Io dirò, pregate fratelli perché il mio ed il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Quindi tutti quanti, attraverso il ministero del sacerdote, presentiamo l'offerta all'altare. E cosa dice Gesù? Se lì ti ricordi, attenzione, che tuo fratello ce l'ha con te, non che tu ce l'hai con lui, perché che tu ce l'hai con lui non ne parla, ne parla altrove. E perché dice lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te? Lo dice subito dopo aver detto, se tu gli dici stupido e se tu gli dici pazzo. Quindi che significa? Che se tu hai offeso qualcuno, che pensi? Quello ce l'avrà con te o no? Se l'ha offeso. E che cosa devi fare prima di andare a messa? Devi andare a chiedere scusa. Capite? Noi quando sentiamo che dobbiamo perdonare, ci cominciamo a sentire un po' in difficoltà, perché perdonare ci sembra un gesto difficile.
ma non basta perdonare, bisogna anche andare a chiedere scusa, riconciliarsi, perché se tu hai fatto qualcosa che non va a qualcuno, tu devi chiedergli scusa, dice Gesù. Provate a pensare nel vostro cuore, è più difficile perdonare o chiedere scusa? Lo lasciamo, ognuno risponde in coscienza. Però Gesù dice: lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello. Capite perché la Chiesa, prima di fare la comunione, ha messo il rito della pace, che non è un modo per andare, come dire, a fare, faccio il giro della Chiesa e vado a salutare il mio cognato oppure un amico mio che sta seduto in fondo al banco, faccio la passeggiata. Non è questo il senso. Ma voi capite, con quella mano che io stringo, dicono le norme, a destra e a sinistra, perché è un segno, è un gesto simbolico molto profondo, io devo ricordarmi, quando ne stringo una, che ho perdonato tutti, e quando stringo quell'altra, che sono riconciliato con tutti, che ho chiesto perdono a tutti, capite? Quindi non posso accostarmi a colui che è morto in croce per me se io non sto in pace con tutti. Capite il quinto comandamento che significa? Perché non è soltanto togliere la vita del prossimo, capite? È anche togliergli la pace, è anche togliergli la dignità, è anche togliergli l'onore avendolo offeso, d'accordo? È anche togliergli la possibilità di pentirsi dopo che ha sbagliato se non lo perdoni. E ultimo, vedete che siamo già arrivati a omelì abbastanza inoltrato, dobbiamo fermarci. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché altrimenti questo ti consegna alle guardie e tu andrai in prigione, e io ti dico che non uscirai fino a quando non avrai pagato fino all'ultimo centesimo. Che significa questa cosa qui? Ecco, qui io faccio richiamo alle mie antiche esperienze nelle aule giudiziarie, no? Qui Gesù parla della litigiosità. Quando c'è un motivo, hai litigato con qualcuno, d'accordo? C'è stata una motivazione di contesa, violando anche le norme della giustizia. Che facciamo noi? Vi ricordate qual è? Che era il film Alberto Sordi, Totò, che diceva: te faccio causa! Gli italiani, voi sapete che tuttora i magistrati, e la situazione è peggio di come l'ho lasciata io, specialmente quelli civili, non sanno più dove mettersi le cause. Quando io ero in tribunale, i rinvii delle cause andavano minimo a un anno, minimo, o a due, capite? Ma dovete che il popolo italiano è tra i popoli più litigiosi d'Europa, era a quei tempi. Allora, ma noi facciamo così, cioè un discepolo di Gesù non è che non deve tutelare i suoi interessi, capito un attimo? Ci sono delle situazioni in cui è inevitabile, no? Ma come stile di fondo, se posso, in termini legali, si dice facciamo una transazione, ci mettiamo d'accordo, d'accordo? Si può fare anche in termini legali, cerchiamo di risolvere la lite in maniera pacifica, la controversia in maniera pacifica. Capite? Cioè, quando Gesù parla di pace, non è una cosa teorica, è una cosa concreta, cioè è uno stile che ci caratterizza. Cioè, noi non siamo aggressivi, mi hai fatto questo, mo te la faccio pagare, ti faccio causa, ti faccio... Questo è un modo dilatato di comprendere il quinto comandamento, che regola fondamentalmente, capite, nella tutela della vita, cosa regola? Il rispetto del prossimo e la concordia nei rapporti con il prossimo. Questo è un punto fondamentale, perché guardate che il quinto comandamento, i primi tre riguardano Dio, il quarto riguardano i genitori che sono sacri, sono coloro che tengono il posto di Dio sulla terra, il quinto riguarda il prossimo, e la fondamentale, il fondamentale atteggiamento di supremo rispetto che noi dobbiamo avere l'uni verso gli altri. Questo è il Vangelo, questo qui. Allora, tutti quanti noi abbiamo bisogno, evidentemente io per primo, di convertirci a queste cose, di ascoltarle senza barriere, senza cominciare a dire ma come si fa, eccetera eccetera. Questo è quello che Gesù insegna. La nostra coscienza credo che ci dica, lo dice a me, lo dice anche a voi, che se io fossi capace di vivere bene così, sarei la persona più felice del mondo, perché si campa meglio sicuramente a stare così. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti ad accogliere quello che il Signore ci dice e a provarci a metterlo in pratica. Non basta che ci proviamo, il resto, tutte quante le difficoltà che dovessimo trovare, la grazia non mancherà di aiutarci per poterle superare. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.